Buongiorno a tutti quanti, sono super super contenta di essere qua perché oggi è l'open day della mia palestra, una palestra fortemente desiderata perché volevo essere alla portata di tutti, volevo aiutare tutti quanti a ritrovare voi stessi. Allora oggi, siccome è un open day, voglio invitarvi di fare una sorta di viaggio sul mio sito, perché qui oggi faremo una live insieme. Oggi stiamo per fare fartlek. Fartlek in svedese vuol dire speed play. Speed play vuol dire un gioco di velocità. E questo gioco di velocità vuol dire che passiamo da scatti da 10 secondi a 20 secondi a 30 secondi a salire fino ad arrivare a una montagnetta di un minuto e mezzo di lavoro, sempre con poi un minuto e mezzo di recupero per poi scendere giù. È un lavoro piramidale. Useremo il lavoro pliometrico, useremo un riscaldamento aerobico e finiremo con un potenziamento di fluid. È un misto tra lavoro e allungamento, flessibilità e potenziamento. E io sono super contenta che state qua per provare questa palestra online che può viaggiare per voi. Siamo in rapido evoluzione, stiamo ancora lavorando per migliorare il sito, stiamo lavorando su app, stiamo lavorando su tantissimo, e ringraziamo tutti i nostri amici che ci mandano sia dei consigli che della comprensione, che stiamo lavorando per voi. Andate a vedere anche Face Gym è una totale sezione dedicata alla bellezza del viso, perché io ho 51 anni e a 51 anni ti posso garantire quello che ti tradisce l'età è la pelle. Così abbiamo l'opportunità di lavorare sia dal punto di vista muscolare che dal punto di vista della pelle. Adesso Face Gym sono allenamenti che ti garantisco il giorno dopo sentito le orecchie dappertutto, perché c'è acido lattico che si accumula anche nei muscoli della faccia. E poi stiamo lavorando non solo su tecniche per la pelle, ma tutta una linea nuova, VNC, Very Natural Cosmetics. Stiamo lavorando proprio su una nuova linea alla base di fitoterapici che possono aiutare la pelle. Sono super contenta anche con questa. E poi c'è la serie di Life Coach. Io sono una motivatrice, sono stata una motivatrice per anni, e adesso dal mio lavoro vis-à-vis o nei miei libri di aiutare le persone ad amarsi di più, adesso ci sono degli appuntamenti mensili che sono dedicati alla mia Membri Gold. Il primo era stato aperto a tutti, però i miei Membri Gold hanno più accesso a tutto, hanno accesso ai live, accesso a questa serie di Life Coach, tutte le serie di Life Coach, perché le mie amici base possono farlo una volta al mese, invece gli amici Gold avranno accesso a tutti questi simposi che ti fa riflettere, che ti fa osservare, e con tanti tanti esercizi. Così in giornata, siccome il sito è aperto per tutti per tutto il giorno, in giornata se volete andare a sbirciare, ad ascoltare su Life Coach, vedrete anche il mio concetto psicologico dell'animo, che ti aiuta a abbinare un autostima maggiore, perché se io non ho un'autostima per me, se non penso di meritare un corpo migliore, una vita migliore, un fidanzato che mi tratta con più rispetto, una famiglia che mi guarda con occhi di rispetto, perché secondo me il rispetto è una cosa veramente preziosa. Ma alla volta vogliamo essere rispettati, ma non rispettiamo noi stessi attraverso come mangiamo, o come alleniamo, o come ci trattiamo. Per questo questa Life Coach è dedicato a questo. In più, che cosa c'è su homepage o sulla pagina di allenamenti singoli? Troverete sempre tre livelli. Tutti i giorni nuovi allenamenti: principianti, intermedio e avanzato. Ogni giorno cambiano e sono completi. Sono 30 minuti circa per principianti, 45 minuti circa per quelli che sono intermedi, e circa un'ora di lavoro per i miei amici avanzati. Poi Gold, sempre torniamo su Gold. I nostri amici Gold hanno anche il challenge del mese. Questo mese è brucia grassi, così sono un giorno sì, un giorno no, dei blocchi di lavoro di 15 minuti altamente brucia grassi. Insomma, sono intensi, sono impegnativi, però per aiutarvi a scendere giù velocemente con i centimetri. Insomma, questo è il mio mondo, io spero che vi piace, e oggi divertitevi perché è un open day. Allora, siamo ancora leggermente in anticipo, no, sono le 10, le possiamo cominciare, ma prima di cominciare vi invito di andare a prendervi, ok, dei pesetti e di un elastico e di un tappetino o altrimenti un tranquillo, come si può dire, asciugamano, qualcosa, o anche un cuscino, perché quando scendiamo giù a terra la cosa importante è che non date fastidio alle ginocchia. Quando alleniamo, ti spiego come alleno, io alleno con esercizi più facili,
A me non piace intrecciare gli occhi delle persone, perché non è la coreografia o la pirouette che ti cambia la vita, ma l'intenzione del lavoro che ti cambia. Ok, se io mi metto giù e mentre sto lavorando, anziché andare su e giù con i quadricipiti, comincio a concentrare il lavoro sui taloni e spingo verso basso e capisco dove sto applicando la contrazione muscolare, lavorerò di in un lasso magari più ristretto, ma avrò più risultati. Molti di voi dite: ah, giorno dopo ho sentito il lavoro, perché il mio lavoro in virtuale è farti capire dove stai lavorando e farti utilizzare i muscoli coinvolti, perché abbiamo grandi gruppi come il trapezio, come il quadricipite. Se vedi che balla qualcosa, c'è il mio cane sotto la telecamera, che sta girando sotto la telecamera, però questa è la bella della diretta. E che volevo dirti, quando noi lavoriamo concentrati, noi possiamo spostare il lavoro, magari sto facendo alzate laterali e faremo alzate laterali con le spalle, ma anziché alzare con il trapezio, vado a bloccare il fulcro del movimento proprio dove c'è la spalla, blocco la spalla e uso il deltoide, avrò la spalla più tornito, il braccio più rassodato, ok? Così io proverò di spiegarvi mentre stiamo lavorando. Noi faremo fartlek e cominciamo con 15 minuti di riscaldamento e spero che siate pronti, perché stiamo per partire con il nostro live qui su Now. Eccoci qua, 15 minuti di riscaldamento. Ok, piccola marcia, grazie. La cosa importante quando noi cominciamo il riscaldamento è esattamente come si dice, di riscaldare i motori. E per fare questo dobbiamo cominciare a far innalzare poco a poco il battito cardiaco, che aiuta a portare, pompare più sangue, e dopodiché i muscoli diventano sempre più elastici, e su, giù. Respira, ok? Stiamo semplicemente riscaldando, poi durante la fartlek vedrai il lavoro, tranquilli. Perché uno dice: no, vuoi subito bruciare? Ma dobbiamo prima preparare il corpo. E fuori, 8, and 7, sarà un'ora di lavoro, state tranquilli, alla fine spero che sarete stanchi, perché magari siete super allenati. Ancora 2, and 1, gira le braccia e i fianchi. E poi avete visto anche, ci sono allenamenti singoli, magari c'è poco tempo e vai lì e dici: voglio fare un po' di super jump, voglio fare un po' di addominali, voglio fare un po' di glutei. Tutto sta online, andate a scoprire il mio sito. Oggi andiamo più veloci, piccolo piccolo, spinta in su, non esagerare, e fuori, 8, 7, 6, 5, e 4, 3, 2, e vai, piccolo jog. No, sulle jog, guarda che non stacco i piedi, non sono su un trampolino, non stacco i piedi, non voglio che infiammate anche i polpacci subito. Piano piano, è un risveglio, andiamo su 4, 4, 3, 2, e fuori, e 4, 3, 2, circolo, 8, 7, 6, 5, e 4, 3, 2, occhio, marcia, marcia, continua a marciare, bravi, 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 ancora, vai, marcia, marcia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, facciamo un plié, 2, 3, rimango, 4, 3, 2, piccolo, giù, piccoli passi laterali, talone, ok, addominali tesi, tutto compatto, non stare mai morbido da una parte e teso dall'altra, tutto è in attività quando stiamo lavorando. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dammi 4 tempi, e 4, 3, 2, chiudo, 4, questo si chiama step touch, 4, 3, 2, chiudo, 4, dammi in 2 tempi, apro 2, chiudo 2, apro 2, chiudo 2, destra, 2, proviamo singoli, ora, apro, chiudo, questo si chiama step touch, sempre sempre piano piano, piano. Destra poi chiudo sinistra, destra touch, ok, ci siamo. E giù su, scendi sali, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, e avanziamo con questo, facciamo 4, 3, 2, 1, and back, 2, 3,
Le braccia vanno 4, 3, 2, piccolo bounce anche con le gambe, 4, 3, 2, circa le braccia, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, squat destra, piccolo 4, 4, 3, 2, rimango qui, scendo, spingo, busto in avanti, ricordatelo, 4, 3, 2, and 4, 3, stiamo riscaldandoci, 4, 4, 3, 2, and scendi, 4, 3, 2, ancora, 4, 3, 2, ci siamo, 4, 3, 2, step touch, 1, 2, giù, su, ci siamo, venite in avanti, 1, 2, 3, 4 indietro, 1, 2, 3, occhio facciamo, 1, 2, back, and, apro, and, back, and, sha, say, back, and, apro, and, back, ritmo, 1, 2, back, apro, chiudo, 1, 2, back, apro, chiudo, sha, say, back, apro, chiudo, vado, back, apro, and braccio su, back, apro, stai sulle punte qua, up, back, solo per andare proprio a riscaldare, ci siamo, vado, 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 vado tutto da capo, con le braccia, 4, 3, 2, in apertura, 2, 3, 4, circolo, 8, 7, 6, 5, ci siamo, pronti per i squat, andiamo, squat, 2, usi i taloni, vado, rimango, 4, 3, 2, 1, and 4, 3, 2, 1, and 4, 3, 2, ancora, 4, 3, 2, rimango, and 4, 3, 2, ultima, 4, 3, 2, 1, and 4, 3, step touch sul posto, and giù, su, giù, su, giù, su, ancora, 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 in avanti, 4, 3, 2, indietro, 4, 3, 2, chassé, vado, torno, vado, back, vado, ancora, apro, torno indietro, vado, passo indietro, vado, vado, e ci siamo, vado, cammino in avanti, 4, 3, ci siamo, occhio, 4 in apertura, 4 in chiusura, sui taloni, 4, 3, 2, 4 in apertura e 4 in chiusura, ancora, 4, 3, 2, scendi giù, 4, 3, 2, 1, chiudo, ancora, 4, 3, 2, apro, ci siamo tutto da capo, braccia vanno su, 4, 3, 2, fuori, e 4, 3, 2, circolo, circolo, oh, vai, spalle basse, petto in avanti, ancora, 4, 3, squat, destra, 4, e squat, 2, 3, rimango qua, e lento, 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 riscaldiamoci bene, 4, 3, 2, e rimango, oh yeah, oh yeah, ancora questo faccio, 1, 2, 3, rimango qua, 4, 3, spingo sui taloni, ultima 4, 4, poi andremo su, step touch, siamo pronti, e 4, 3, rimango qua, step touch, vado, 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 4, 3, 2, vieni in avanti, 4, 3, 2, 1 indietro, 4, 3, 2, chassé, 1, 2, back, apro, back, and 1, 2, back, apro, back ancora, 1, 2, back, ci siamo, vogliamo raggiungere le braccia, 1, 2, back, ancora questo, continuiamo con le braccia, giro, back, apro, back, 1, 2, back, state attenti anche sempre dello spazio che avete in casa, ci siamo, ultima volta, e vado,
piccolo marcia in avanti, marcia o jog, 2, 3, dammi 4 jumping, 4, chiudo, 4, spingo con le gambe basse, non faccio grandi salti, proteggiamo le caviglie, apro 4 e chiudo 4, ancora 4, 3, 2, ci siamo, apro 4 e chiudo, ultima volta 4, 3, 2, apro 4, 3, 2, 1, chiudo, ci siamo, 4, ci siamo, 4, ancora 4, ancora 4, and apro, 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 e tamburo, ci siamo, sinistra in due tempi, 2, 2, 2, 2, giù, giù, tamburo, andiamo con la destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamburo, sinistra, 2, 3, 4, 5, 6, tamburo, destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamburo, sinistra, ci siamo, 5, 6, tamburo, ancora dammela due volte, 5, 6, tamburo, sinistra, tutto da capo, ci siamo, braccia vanno su, 4, 3, 2, fuori, e 4, 3, 2, circoli, 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 spalle basse, perché lavoreremo le spalle oggi, dobbiamo riscaldare tutto bene, venite di qua perché dobbiamo andare, squat destra, 2, 3, dammi un piccolo salto questa volta, 2, 3, non esagerate, 4, 3, 2, piccolo salto, talone, 2, 3, 4, ancora, 4, 3, 2, piccolo salto, 4, 3, 2, 1, and 4, 3, 2, state cominciando a sudare, così ci riscaldiamo bene, step touch, rimango qua, vai, 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 portalo in avanti, 4, 3, 2, indietro, 4, 3, chassé, indietro, 1, 2, back, vado, back, 1, 2, back, vado, back ancora, 1, 2, back, vado, back, come sta andando ragazzi? Marcia in avanti con il jumping jack, 4, 3, 4 jumping, fuori, 4, spingo giù, piccolo piccolo, vedi che non salto tanto, non è necessario di saltare, è importante di spostare il peso del corpo, di nuovo, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 1, piccoli piccoli salti, 4, 3, come on, come on, 4, 3, pronti con le braccia destra, in avanti andiamo, 1, 2, 3, 4, tamburo, pa pa pa, e sinistra, vai, vai, pa pa, tamburo, destra, ci siamo, 2, 2, pa pa pa, occhio, occhio, 1, 2, apro, apro le gambe, ci siamo, chiudi i taloni, chiudo, vai, dammi 4, 4, 3, 2, chiudo, squeeze, interna coscia, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, squeeze, squeeze, vuol dire strizzo, stritolare, 2, interna coscia, 2, interna coscia, 2, interna coscia, facciamo singoli, giù, up, respira, usa, quasi strascinando le punte a terra per dare resistenza aggiuntiva, ci siamo, tutto da capo, braccia vanno su, 4, 3, 2, in avanti, ci abbiamo ancora 2 minuti di riscaldamento, poi andiamo nella parte proprio total body, ci siamo, di fartlek, speed play, 4, 3, squat, andiamo, 4, 3, rimango con un piccolo jump, jump squat, 2, 3, 4, giù, concentrati, hai poco spazio, ma puoi comunque fare tanta intensità, ancora, 4, l'intensità è quello che ti cambia, non i balletti, ancora, ancora, giù, scendi su quelle gambe, scendi, scendi sul tallone, 4, 3, 2, step, touch, giù, su, respira, ancora, 4, 3, 2, 4, in avanti, avanzo, 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 indietro, 4,
3, chassé, andiamo, vado, rimango, qua, ancora 3 volte, vado, rimango, qua, vado, 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 passo indietro, rimango qua, ultima volta, vado, occhio, 4 in avanti, andiamo, and 4, 3, 2, apro 4, spingo, sono piccoli, push, ancora, 4, 3, apro 4, ando ancora, 4, 3, 2, 1, push, ancora, 4, 3, 2, 4, faccio 4, 3, 2, 1, push, ultima, 4, 3, 2, 1, 4, braccio destro, ci siamo, occhio, incrocio, 1, 2, 3, 4, tamburo, pazza sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa, 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 vado, 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 va, 5, 6, apro, 2, chiudo, 2, chiudo, 2, chiudo, ultima, 15 secondi, singoli, ok, ci mancano 27 secondi, ragazzi, e cominceremo con il nostro primo scatto di fartlek, datemi altri 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, ok, ci mancano 10 secondi adesso, il primo è Maniac, 10 secondi, batterà i piedi come il ballo, flash dance, 3, 2, 1, ci siamo, ok, vai, batti, batti, giri, 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 10 secondi, muove quei piedi, muove quei piedi, 3, 2, 1, stop, 10 secondi di recupero, il prossimo è un jump squat 180, da qui, giro qui, giro qui, affondo sui talloni, le ginocchia, vai, 1, 2, 180, 180, lavoro sui talloni, se non riuscite a fare 180, fai 45 gradi e 45 gradi, addominali tesi, 5 secondi, oh, tallone, tallone, stop, 20 secondi, questo è fartlek, high intensity interval training, intervalli misti, respira, la prossima è jump jack, pliometrico, apro, chiudo, senza grandi bounce, ancora 3 secondi, 30 secondi, ci siamo, ok, è un lungo ragazzi, il ginocchio mira la punta, il dito medio del piede, guardami il busto, le gambe mi frenano, non la schiena, giù, respira, se devi andare più lento vai più lento, ancora 14 secondi, grinta ragazzi, come on, siete molto più forti di quelle che pensate, sei molto più di quelle che pensate, non solo fisicamente, ma in tutto quello che fate, uno, stop, prendete l'elastico, ok, prendete un fuso, un elastico, qualcosa che ti può permettere di legare le caviglie, andiamo a legare le caviglie, il prossimo scatto e 45 secondi, respira, se siete a casa guardando questa live in differita o in registrazione puoi anche spingere pausa, noi che siamo in live non possiamo farlo, anche un fuso va bene, ok, diagonale, 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 guardami le punte, si chiudono poco poco e vado a fare un V a rovescio, tocco il tallone giù, schiaccio busto in avanti, vedi, 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 schiaccio, 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 27 secondi, ok, respira, 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 concentrati che gluteo, si va a fare l'ultima contrazione gluteo, tallone, tallone, non mi inarcare la schiena, non provare di lanciare con la schiena e il busto è fermo perché gli addominali sono tesi, 7 secondi, ancora, tira, tira, senti quei glutei che si accendono, stop, 45 secondi, ok, recupero l'elastico con calma, lasciala lateralmente, ok, potete anche bere un po' di acqua in questo punto, il nostro prossimo movimento è un minuto, però faremo 30 secondi con la gamba destra e 30 secondi con la gamba sinistra e sono jump lunge, cioè un affondo saltato, 19 secondi, ginocchio deve essere perfettamente allineato con il tallone, non mi andare in avanti, questo stress ginocchio,
Questo è stress il flessore delle gambe indietro. 8 secondi. Portate la destra in avanti. Busto dritta. Piegati come se dovessi inchinarti di fronte. E ci siamo. 30 secondi. Ok. Ritorno frontale. Ritorno frontale. Lavoro sul tallone frontale. Il tallone destra è quello che mi sta dando la spinta. Spingo. Atterro sul tallone. Prova di dimenticare delle gambe posteriori. Respira. C'è ancora 12 secondi, poi cambieremo la gamba. Tutto tallone, ti prego. Tutto tallone, metti la mano sotto il gluteo. Senti come diventa tesa. Pronti? 3, 2, cambia gamba. E di nuovo, ginocchio allineato a tallone. Spingo qua. E salto, salto, salto. Metti la mano sotto il gluteo per sentire come sta diventando sempre più tesa. Poi c'è un minuto di recupero, ragazzi. Minuto di bellissimo recupero. Saremo contenti per avere quel recupero, lo so, però ci mancano 10 secondi. E domani tu sentirai questo lavoro, sentirai che hai lavorato le gambe, sentirete che avete lavorato i glutei. Ok, sì, tutti quanti, acqua, grazie. Respira. Il prossimo scatto, quello più lungo, un minuto e mezzo. E dobbiamo prendere i nostri pesi. Ci avete ancora 48 secondi per prendere i pesi. È un tappetino, perché dopo il minuto e mezzo di braccia passeremo a fare un minuto e mezzo di addominali, perché odio perdere tempo. Chi mi conosce, non c'è tempo da perdere. Respira. Ok, avvicinatevi ai vostri pesi, prendete un peso che può lavorare per tanto tempo, così è un peso leggero. Andiamo su ripetizioni adesso, andiamo su la resistenza apposta della forza esplosiva o magari di potenza bruta. Andiamo più sulla resistenza. Snellisce le braccia e ci fa sembrare molto più bella con una spalla tornita. Ok, 2-1, sei pronti? Spalle giù. Ok, lentamente giù, lentamente giù. Prima nostra, diciamo, postura, dopodiché andiamo in velocità. Ma se io non capisco la postura di base, vi faccio male. No, busto in avanti, petto in avanti, la chiamo petto di pollo. Schiacciate poco a poco le vostre scapole dietro di voi. La spalla non si innalza. No, no, ancora un minuto, ci siamo. Occhio, è più veloce, su. Piccoli, 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 ancora. Continuiamo perché è uno scatto lungo. Se non volete andare su e giù, tenetele qua in isometria. Va bene anche qua. Provi di muoverti anche le gambe poco a poco per tenere sempre il calore acceso del nostro allenamento. Continua, vai, su e giù. Respiro. Yeah. Dopodiché faremo uno scatto felino dopo questo minuto e mezzo. Prenderemo un tappetino e andremo a fare un po' di plance, perché io adoro le plance. Corro 20 secondi, ma siccome è un recupero, ruberò secondi dal recupero e non dalla fase lavorativa per le spalle. Respiro, ultimi 10 secondi. Comincio a sentire un po' di acido lattico. Vai, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, tutti quanti, tappetino, lasciatelo anche, diciamo, solo da una parte, perché noi non andremo giù di schiena. Lascio le mani sotto di me, addominali rimangono tesi. Alzo la gamba destra, tengo la posizione, 4, 3, 2, cambio la posizione, ma ricordate che gli addominali sono engaged, stanno lavorando. Dai, state facendo un lavoro fighissimo, fighissimo, dai, 4, 3, scendo sui gomiti, addominali rimangono leggermente sollevati. Più sono principiante, più innalzo i fianchi, più sono avanzato, più posso abbassare i fianchi, ma mai andare in arcamento con la zona lombare, ok? Addominali tesi e posso su, tiro su, tiro su, tiro l'addome su, ancora, vai, 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 ci siamo, ancora. Vi faccio fare ancora 10 secondi, poi ritorneremo su e prenderemo i nostri pesi, perché abbiamo ancora uno scatto proprio di un minuto e mezzo da dedicare alle spalle. Le spalle su una donna sono molto importanti. Ancora 5, 4, 3, 2,
1, ok, scendi con le ginocchia, lascia comunque vicino il vostro tappetino, perché non abbiamo finito, ovviamente. Prendiamo, 3, 2, 1, pesi, questa volta andiamo, spinta, giù, spinta, giù, spinta, giù. Qui è molto importante che allontanate le spalle dalle orecchie, ok? Perché non voglio questa, no, no. Andiamo e su, piccole spinte verso alto. Questo è un po' più impegnativo del quello che abbiamo appena fatto. Minuto, vai, vai. E se volete potete anche stare fermi. Ci recupero, recupero. Non è un recupero perché stai lavorando comunque in isometria. Adoro l'isometria perché protegge l'articolazione, protegge la schiena, ma comunque fa lavorare quei muscoli. 49 secondi. Piccoli pesi. Se dovete anche abbassare i pesi e utilizzare solo il peso della mano stesso, se fai con il peso della mano stesso, chiudi il pugno, ok? Perché comunque ti aiuta di avere un minimo di resistenza per fare il muscolo. 30 secondi, spinta, spinta, provando di non innalzare quelle spalle. Ricordate, potete anche abbassare le braccia per recuperare l'acido lattico, ma per pochi secondi, non ti resistere o fermare fino in fondo. Sono solo 15 secondi, ce la facciamo, ce la facciamo. Poi ritorniamo sui nostri addominali. 10 secondi, ragazzi, ci siamo. Dai, 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 ce l'avete fatto? Poi l'ultima volta vedi questo esercizio oggi, siete a posto? Stop! Eccellente, ottimo. Riprendiamo il nostro tappetino. Andiamo in plancia laterale, per favore. Mi metto lateralmente, tiro sul fianco e gli addominali sono tesi. Senti come se fosse una sorta di corsetto che mi tira dentro la pancia, mi protegge la schiena, perché dalle costole fino alle anche è tutto ciccia, tutto carne, non abbiamo una tassa come le nostre costole che ci proteggono sopra, non abbiamo le anche. E qua, se noi andiamo ad allenare bene il nostro obliquo, i nostri addominali, i nostri transversi, avremo posture migliori, meno mal di schiena e anche il ventre più piatto. Ok, cambiate l'altro lato, andiamo a fare la plancia laterale dall'altra parte, sollevando da sotto. Senti proprio l'addome che è contratto qui, la spinta in alto e da sotto. E adesso che faremo? Fra 33 secondi ricominciamo a scendere la nostra piramide. Fartlek è piramidale, abbiamo fatto 10, 20, 30. Scusate, per arrivare fino a 130, un minuto e mezzo. Adesso scivoliamo giù, facendo esattamente il rovescio di quello che abbiamo fatto prima. Ok, ancora datemi 7 secondi, poi saliamo, prepariamo per i nostri affondi saltati. Lunge jumps su tutti quanti. Però questa volta dobbiamo cominciare con la gamba sinistra, per favore, sinistra, ginocchio allineato con il talone e go. Ok, piccolo anche, puoi anche solo premere verso basso se non volete saltare, e una pressione verso basso. 30 secondi, metti la mano sempre sotto il gluteo e senti come diventa tesa, 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 tesa. Ancora 12 secondi, poi cambiamo gamba. Se senti acido lattico è normale, perché stiamo facendo intervalli ad alta intensità, lavoriamo anche sulla soglia anaerobico. Cambia gamba. Sempre però guardati giù, ginocchio sta sopra il talone. Per farlo devi magari indietreggiarti poco e piegare le gambe indietro. Lavora su talone, talone che dà la spinta, talone che ti aiuta ad atterrare. Dai, dai, dai. Stati sudando, io sto sudando, io sono anche molto contenta che sto sudando. Io adoro sudare. Ancora 5 secondi. Vai, vai, vai. 2, 1. Minuto di recupero, bevete un po' di acqua. Tra di noi ve lo dico, fartlek è quello che è come mi alleno quando ho poco tempo. Mi piace tantissimo perché mi porta una soglia altissima anaerobico, mi aiuta a aumentare quello che si chiama il post del bruciore, o diciamo brucia grassi post allenamento. E poi ti dà tanto perché stai comunque lavorando gambe, glutei, gag, stai facendo tutto gag. Elastico, per favore, che dobbiamo ritornare sul nostro V al rovescio per 45 secondi. E ricordate, le punte sono leggermente chiuse, e quando va, guarda, busto in avanti e porta il busto in avanti e schiaccio quel tallone indietro, schiacciando il gluteo, ok? Respira, respira ancora perché abbiamo 14 secondi.
Il recupero qua serve per darti l'energia necessaria per continuare nella prossima scatto. Scatto di 45 secondi, preparatevi. 4, 3, 2, ci siamo ragazzi, grande! Io sono super contenta di questo Open Day perché io sono molto orgogliosa di questa palestra, metto tutto il mio know-how in questa palestra e anche le novità. Face Gym è una novità, Life Coach non è una novità, lo faccio da anni, però è la prima volta che l'ho messo sulla mia palestra online, l'ho cominciato un paio di giorni fa e mi avete già scritto delle lettere toccanti dicendo che vi ho fatto commuovere, ma la verità è quando noi andiamo a toccare quelle corde umane molto profonde è normale la commozione, le lacrime sono solo che positive. Allora, schiaccia indietro, talone, talone, schiaccia, 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 ancora 3 secondi, stop, eccellente, piano piano, stai molto attenti quando togliete l'elastico per non inciampare. E respira, perché gli ultimi 3 esercizi sono quelli più impegnativi. La prima è un jumping jack pliometrico per 30 secondi. Apriamo, chiudiamo. La cosa importante è, uno, avere una scarpa adatta. Non mi utilizzare le scarpe instabili con i miei allenamenti, perché serve la stabilità articolare a livello del caviglia. Queste scarpe che dicono che sono basculanti e quant'altro, in palestra, no. No, 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 no. Ok, 10 secondi. L'altra cosa è quasi sfiora la terra, non dovete fare bam bam, no, è un piccolo piccolo solo, diciamo saltello. Ok, 30 secondi, respira, chiudo, busto in avanti, addominali sempre tesi, lavoro sui talloni e affondo, cioè rallento con le gambe stesse che mi fanno rallentare. Scatti finale. Poi cambieremo il registro, andremo in fluid. In fluid è un altro registro, più soft. 5 secondi. Dai ragazzi. 2, 1. Oh, yes! 30 secondi. Poi 20 secondi saranno uno jump squat 180, dove giro da un lato all'altro lato. L'intento è di provare ad arrivare su entrambe le gambe con lo stesso peso tuo, non sbilanciandoti più da una parte all'altra, ma arrivare e correggere il baricentro che rimane centrale. 5 secondi, ci siamo, giratevi a destra. 3, 2, 1, ok. 180, 180. Se è troppo e giro, fatelo soltanto 45. Ancora. 10 secondi. Continui, guerrieri, perché sicuramente abbiamo anche qualche amico là fuori. 2 e 1. 20 secondi. Ultimi 10 secondi, maniac. Correndo più veloce possibile. Ci siamo. 10, 9 e poi andremo proprio a fare maniac. Pronti? Ok, vai, vai. Vai, vai. Spingi, 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 spingi. Giri se vuoi. Giri se vuoi. Usa quelle gambe. Abbiamo finito la parte di alta intensità. Vai. Ottimo. Potete bere un po' di acqua. Sono molto, molto contento con voi. Ci abbiamo ancora 10 minuti di tonificazione. 10 minuti di tonificazione. E poi facciamo 20 minuti di fluid. Ci siamo. Allora, ti va di andare a lavorare un po' sulla zona gag? Ci siamo? Vado a fare un pattinaggio artistico. Come abbiamo fatto con l'elastico? La facciamo un minuto e pattino, pattino, pattino e pattino. E metti le mani sui glutei, senti contrazione, contrazione, bam, bam, senti la contrazione, quando vieni su fai schiaccia la meletta, schiaccia la meletta. Facciamo 4 per lato, facciamo 4, 3, 2 e fallo più piccolo, piccolo. È il gluteo che fa muovere le gambe, contrago, 2, 3. Quando ti ho parlato di lavorare in concentrazione vuol dire non mi serve la schiena, non mi fa lavorare il gluteo, ok? E contrazione gluteo, 2, metti la mano, senti che si contraga, contrai, contrai,
contrae. All'inizio, quando abbiamo poco conoscenza muscolare, magari devi sollevare le gambe per aiutare il muscolo a contrarsi. Ma man mano che vai avanti, provi di capire dove c'è la contrazione. E là la svolta, perché poi comincerai a capire sempre al meglio dove stai lavorando. Interno cosce, divarico. Le ginocchia seguono il punto medio dei miei piedi. Comincio semplicemente a sentire le anche che si riscaldano. A questo punto scendo, proprio mani ancora. Mi portate le spalle destre in avanti. 2, 3, 4, su. Respira. And 4, 3, 2, 1, su. Ci siamo. Portati in avanti. Marcia, 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 ma con la plié che rimane in basso. Continuate. Mi piace l'interno cosce, sono belle. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Rimani, tieni la posizione. Braccia larghe. Scendi. Tieni la posizione, ancora 20 secondi, interna coscia. Se devi mettere una mano giù per terra, fallo pure. 15 secondi ancora, poi cambiamo di nuovo, andiamo su esterno coscia. Su. Teniamo la posizione, vai poco poco avanti e indietro. 4, 3, 2, 1, yeah! Ok. Trovate un appoggio qualsiasi, qualcosa che ti può dare un appoggio, che può essere un tavolo, una sedia. E alzo la gamba lateralmente, ma non in alzo, in fianco. Su, su, continuate, basso, poco poco la musica. Ok, ci siamo. E su, su, 4, 3, 2, 1 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, la gamba rimane tesa, lo tengo, 7, 6, 5, 4, 3, giri verso il tuo appoggio, chiudi le gambe indietro per lavorare sulla parte alta del gluteo, e su, su, 8, 7, 6, 5, come, eccoli, mi sa che non mi ricordo, non è arabesco questa, e attitude, attitude, tanti anni che non faccio danza classica, ancora facciamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambiamo la gamba, cambia il poggio, puoi anche ascoltarmi, soltanto giri tu dall'altra parte della sedia, prima laterale andiamo, and 8, 7, 6, 5, proprio per l'esterno coscia. Movimento molto semplice, ma ripeto, se tu lavori in modo concentrato, non serve le cose esasperati, esplosivi, ballistici, perché quello ti potrebbe mettere a repentaglio la salute delle articolazioni della schiena. Ritorniamo su, tengo la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, attitude, giro e tengo tutto sul gluteo e in alzo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora, 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, ritorniamo sull'interna coscia. Se volete avere la sbarra, tenete la sbarra, divaricate le punte e portate il bacino in avanti, porti proprio, non sarai in grado più di chiudere le gambe perché il bacino è in avanti, schiaccio, interno coscia e glutei in contemporanea, schiaccio e una pulsazione verso alto, così come se stessi provando a raccogliere tutto, sai quando stai provando di portare l'acqua al tuo mulino, tiro su, interno coscia e glutei, rimanete su, stringi adesso, stringi qua, addominali tesi, tutto compatto con tutta la tua forza, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
due, di nuovo raccolgo e tiro e schiaccio e schiaccio e tiro su e tiro su e rimango su e senti come se stessi provando di spaccare, non lo so, un cuscino, un pallone tra le interne cosce, ma i glutei sono coinvolti, io sono tutto compatto, zona gag, tutto compatto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimango su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ok ragazzi, torniamo indietro, esercizi semplici ma molto efficaci, pieghiamo la gamba a 90 gradi e come se stessi provando di spingere o schiacciare un sasso dietro di me, sto provando di spostarla. Ma per farlo contraggo il gluteo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, non c'è il ginocchio questo, non c'è la schiena che si muove, è un'estensione recupero, estensione recupero, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, ok. Cominciate a sentire questa zona gag che si attiva? Io penso che domani potreste sentire un po' di acido lattico, me l'auguro, perché poi lo so che vengo giudicato di quanto acido lattico riesco a provocare. Però l'acido lattico di solito comincia nelle prime settimane, poi pian piano che tu diventi sempre più forte, quel acido lattico, quello si chiama DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, che vuol dire il dolore post allenamento, cambia a più distretto, magari c'hai più dolore sul gluteo, arriva dopo 2 giorni, sulla schiena ti arriva dopo 24 ore, non è, per ogni persona è diversa, ma quel fatto che rimani rigido, rigido, rigido dovrebbe durare soltanto un paio di settimane, dopodiché quando diventi più forte dovrebbe passare questo dolori debilitanti, perché è debilitante, ma uno dice che devo fare se ce l'ho i dolori? La cosa è ricominciare a fare qualcosa più calma, ok? Io, mio consiglio è di non prendere antidolorifici, perché non mi piacciono antidolorifici, perché non mi piace la roba chimica nel corpo. L'altra cosa da fare è un bel bagno caldo, ok? Scendiamo giù in un squat, abbiamo ancora semplicemente un minuto, è come se stessimo facendo discesa libera, piccola pressione verso basso, questo è l'ultimo minuto e poi passeremo tutto, andremo a lavorare infine facendo stretching, ma in fluid. Fluid per me è uno stretching attivo, uno stretching anche potenziante, se vogliamo dire, e andremo proprio a trovare il nostro corpo e le nostre braccia, perché lavoreremo in quadrupedia. Però ritornando sui dolori post allenamento, datemi ancora, ecco, 15 secondi. Bagno caldo, bicicletta da camera, bella camminata, quella aiuta anche a... Provate di non prendere antidolorifici, non fanno bene al corpo. Ok, 20 secondi, eccellente ragazzi. Adesso potete bere un po' di acqua, cambiamo il registro su tutto, cambio anche la musica, andremo in un altro assetto del mio allenamento, perché io faccio movimenti ballistici, ma negli anni mi sono reso conto quanto è importante anche gli allenamenti che sono più riflessivi. Quando facciamo fluid, se tu non hai forza sulla parte superiore del corpo, può essere che ti senti debole. Benissimo, non c'è giusto, non c'è sbagliato in questo. Quello che noi dobbiamo cominciare a fare è essere molto dolci con noi stessi. Se stai qua, stai facendo qualcosa per il tuo corpo e va, ti devi apprezzare per il fatto che stai qua. Tu ti devi apprezzare del fatto che ci stai impegnando. Tutte queste sono cose molto importanti e tu sei importante. Allora, mettiamo un po' di rumore del... Oh. Rilassanti di sottofondo, nulla di esagerato. Avete fatto un lavoro molto di carico, molto ballistico. Dopo che abbiamo caricato il corpo, però il corpo ha bisogno di anche recuperare. Noi abbiamo fight and flight, che è tutto super attivo, e poi abbiamo rest and digest, che vuol dire il momento in cui il corpo si recupera e si permette anche di
non solo recuperare, ma di rigenerarsi. Tutti quanti. Mettiamoci proprio con le ginocchia divaricate. Se non riuscite a stare sedute su i talloni, potete mettere un cuscino qua sotto o metterti anche semplicemente seduto all'indiano, no? Con le gambe incrociate così. Trovi una posizione comoda e chiudi gli occhi, per favore. Seguite la mia voce e magari buttate un occhio ogni tanto allo schermo. Ma proverò di spiegarmi molto bene, così non avete bisogno di essere solo concentrato su quello che vedete sul video. Respira bassa, segui il respiro. Provate di respirare solo con il naso. Apri gli occhi, venite in avanti sulle mani e sulle ginocchia e curvate la schiena in su, guardati l'ombelico. Espiri e guardi il soffitto. E tiri su. Ombelico. E su, soffitto. Curvi i piedi e staccati da terra. Le ginocchia sono levate dalla terra e cominciamo a fare piccoli giri sopra i polsi. La forza dei polsi va allenato. Non è una cosa che viene se senti dolore ai polsi, è molto normale, perché le donne spesso non, ma non solo le donne, anche gli uomini, il polso non è uno snodo facile perché non ha muscoli importanti, però sorregge i pesi, sorregge i verticali, sorregge i movimenti in quadrupedia. Riappoggiate le ginocchia, portate il dorso della mano uno contro l'altro, proprio di allungare, e fai giri con i polsi. Ma se tu ti alleni i polsi tutti i giorni, si fortificano. E ricordate che è un viaggio che stai facendo, un viaggio per il tuo benessere, che prima o poi ci arriverai. Magari non oggi, non domani, ma ci arriverai, perché un corpo risponde sempre. Giriamo le dita indietro, rivolte verso le nostre ginocchia. Guarda giù, le dita verso le ginocchia. E porto il mio peso leggermente indietro per allungare i polsi, ma senza esagerare. Non esageriamo assolutamente. E poi l'altra cosa noterai quando ti cominci a fare allenamento come fluid. Ogni giorno il corpo ha un messaggio diverso per te. Piega le gambe e porta i talloni bassi. Allora, se il tallone non si arriva a terra, è normale. Può essere anche qua, piega le gambe. Però la cosa che stiamo provando di fare è innalzare il coccige il più possibile, portando i bicipiti in avanti, i tricipiti in fondo della sala. E posso pedalare per allungare. Adesso portati in avanti in plancia. Dobbiamo fare un saluto al sole che prendiamo dalle yoga. Scendo giù piano e appoggiatevi completamente giù. Mani altezza seno. Vengo a fare una cobra. Occhi rimangono rilassati, non innalzare lo sguardo che ti potrebbe stressare gli occhi. Pieghi i piedi e ritorno indietro. Adesso, per arrivare in avanti, noi possiamo camminare in avanti, possiamo fare piccoli sbalzi in avanti. 1, 2 e 3. Arrivano in avanti, le gambe sono piegate, poi piano piano provo di allungare le gambe più che possibile. Se devono rimanere piegati, rimangono piegati. Porto il petto in avanti, inspiro, poi forward fold, mi porto giù, allungamento, sollevo su, le mani guardo tra le mie punte delle dita e tra i miei pollici e poi porto le mani a petto. Porti su le braccia in arco, scendo giù, un grandissimo tuffo giù, mi allungo. Poi porto il petto in avanti, pianto le mani a terra, gambe destra indietro, gambe sinistra indietro e di nuovo portiamo giù, 4, 3, ferma. Il petto non scende di più dei gomiti, spingo contro la terra, collo dei piedi a terra, inarco la schiena, poi torno indietro. Adesso porteremo semplicemente giù e su i fianchi, giù. Guarda in su, lascia i piedi piegati, non mettere più il dorso, il piede giù e torno su.
È una sorta di elasticità per la schiena. Schiena? E su. Respira sempre. Non usate la bocca, ma usate soltanto il naso, addominali tesi. Giù. E su. Questa sarà l'ultima. E giù. Torna indietro e prova di abbassare i talloni il più possibile. Respira, respira, respira. Ok, sollevate la gamba destra. Portate la gamba destra al petto. E poi proviamo di mettere il piede tra le mani. Se non arriva tra le mani, arriva qua. Mi aiuto con la mano portandola avanti. Mani sulle ginocchia. Piega le gambe posteriori poco a poco per trovare l'equilibrio. Bracci vanno sopra la testa. E ascoltami la voce, perché quando noi dobbiamo mantenere l'equilibrio, fissi un punto solo di fronte a te. Aiuta molto. Adesso apri le braccia dietro di te per aprire la schiena, allungare la schiena, poi inspiro su. Inspiro su, scendi anche poco a poco con la gamba. Giù, e su. E giù, scendi, 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 scendi fino a toccare la gamba sinistra a terra e portati indietro per allungare la gamba destra. Inspiro su, espiro e allungo. Inspiro su e allungo. Inspiro su e allungo. Vengo avanti. Solleva la gamba indietro, allunga, porti giù il fianco sinistro per sentire l'allungamento nel flessore della gamba, porti la gamba indietro, torniamo in plancia, di nuovo scendo, 4, 3, il petto non più basso dei nostri gomiti, spingo a terra, dorso dei piedi, lunga in su, guardo in su, curvi i piedi, torni indietro, allunga i talloni più possibile giù, guardo tra le ginocchia, porti i bicipiti in avanti, tricipiti indietro. Prova di innalzare più possibile coccige. Sono micro assestamenti provando di portare la pancia verso le coscia. Poi mi porto in avanti, sollevo i talloni e abbasso il bacino. Ritorno in su. Stendo i talloni più che posso, ognuno ci avrà il suo viaggio. Guarda in su. Passo giù. Respira. Espiri. Inspira. Espira. Rimani, rimani, tallone giù. Solleva la gamba sinistra. Porta le ginocchia in avanti fino al petto. E poi provi a posizionare i piedi tra le mani, se non ce lo riuscite a fare, ti aiuti con le mani, piega le gambe leggermente indietro, mani sopra la coscia e fissati un punto di fronte a te, perché ti aiuta, stendo la gamba indietro, braccia vanno su, tengo la posizione, trova il tuo allungamento sul flessore della gamba destra, energia su entrambe le gambe, fissi quel punto fisso, cioè guarda quel punto fisso, apri, stendo indietro, piccolo impiegamento anche della schiena. Inspiro. Aggiungi la gamba. Inspiro su. Questa è l'ultima, andremo fino a terra. Piano, 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 appoggi dolcemente le ginocchia indietro. Stendo indietro, allungando la gamba sinistra. Inspiro su. Espiro, vengono avanti. Allungamento. Inspiro. E provo di sciogliermi sempre di più giù, lungo la coscia. Le punte sono rivolte verso il soffitto. Inspiro. E giù. Mi porto in avanti. Occhio. Stendo la gamba indietro, sento l'allungamento sul flessore della gamba. Adesso porti il peso sulla gamba anteriore, quella sinistra, porta la gamba destra insieme e scendiamo giù. Porto le ginocchia larghe, le punte sono leggermente divaricate, 45 gradi, gomiti
tra le ginocchia, schiena dritta, solleviamo la schiena, respira. Poi portiamo il braccio destro indietro, sinistro indietro, cammino indietro finché mi posso sedere. Andiamo in boat pose per gli addominali, piegando le gambe. Questa è principiante se io tengo le gambe senza le braccia e intermedio, con le gambe tese e avanzato. Schiena deve essere dritta. Mi allungo e tengo la posizione 4, 3, 2, scendo, hollow body, 4, 3, 2, salgo, 4, 3, 2, scendo, 4, 3, 2. Guarda, adesso chiudiamo, stendiamo, chiudiamo, stendiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e scendi. Raccogli le gambe, dondola poco a poco le ginocchia destra e sinistra, recupera poco a poco, le gambe stendono sopra di noi, stendo, porto la gamba sinistra giù, le gambe destre rimane su, addominali tesi, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio. Guarda che il bacino non si deve flettere, il bacino rimane fisso. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se ti dà fastidio la testa, porta un braccio indietro e lavori soltanto con un braccio alla volta. Ancora, 4, 3, 2, e pieghi le gambe tornano dentro, destra e sinistra, così oggi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto riscaldamento, brucia grassi, gambe, gag, interna coscia, esterna coscia, glutei, poi ci siamo allungati e poi addominali, perché secondo me gli addominali servono sempre. Adesso facciamo un crunch in due tempi, primi i fianchi, 8, 7, se vuoi spingere a terra per aiutarti a sollevare i fianchi va bene, 3, 2, solo le spalle, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, solo i fianchi, 4, 3, 2, solo le spalle, 4, 3, 2, 2, fianchi, 2, spalle, 2, fianchi, 2, spalle, 2, poi facciamo singolo, vado, 2, vado, 3, 4, 5, 6, ultimo 2, 7, and 8. Ah, oh, bello ragazzi, bello, bello, bello. Quanto mi piace. Allora, incrociate la gamba sinistra sopra il ginocchio destra e portate le ginocchia da una parte e guardi sopra l'altra spalle. Se senti proprio una scrocchia, che la schiena si scrocchia, è normale, anzi, positivo. Respira. E cambiamo dall'altra parte. Scendiamo giù dall'altra parte. Ah. Proprio per darci un bellissimo recupero alla fine di tutto questo sport che abbiamo fatto, torniamo in centro, andiamo in ponte, sollevo i fianchi, allontano le scapole dalle orecchie, incrocio le dita sotto, respira, e scendi giù completamente, stendi le gambe poco a poco, e relax, lascia che le gambe si aprano, il dorso della mano sta a terra, e chiudi gli occhi e respira. Ti lascio recuperare un po' di secondi senza parlare.
Piano piano adesso cominciate a muovere i piedi e le mani. Respira e cominci a ritornare qui sul presente. Piano piano, guarda soltanto il soffitto, non ti muovere ancora. E senti che vuol dire essere dentro il tuo corpo. Sei nel presente. Il passato non c'è, tutto quel passato che è pieno di rancori e ripensamenti, rimpianti, lasciala là, non c'è, non sta qua adesso. E il futuro non c'è adesso, cioè adesso ci siamo solo noi. E stai sicuro qua, stai ok qua. Potete cominciare a ritornare seduti su. Io sulla mia palestra ci lavorerò tanto, rimanete seduti, lavorerò tanto per aiutarvi a capire che la vostra forza sta nel ora. Solo ora possiamo cambiare, solo ora possiamo vivere, solo ora possiamo essere felici, solo ora possiamo allenarci o non allenarci, mangiare bene o non mangiare bene. Il passato è una perdita di tempo. Andiamo avanti, noi possiamo cambiare ogni minuto della nostra vita. Dobbiamo semplicemente svoltare e anziché proseguire su questa strada, cambiare strada e cominciare un nuovo percorso. Spesso tutti si fissano alle mete, no? Sarò felice quando avrò raggiunto un peso, una taglia, un fidanzato, un lavoro, un conto in banca. Ma la verità è che ogni meta, una volta raggiunta, tu fissi un'altra meta. Invece se vedo il viaggio e dico quanto sono belli gli alberi con il vento negli alberi e che bella giornata e che cosa posso fare oggi e che cosa sto facendo oggi per il mio benessere e per il benessere delle persone intorno a me, cambio tutto. L'altra cosa è la gratitudine, di essere grata di averti allenato, di avere la forza per allenarti, per avere l'energia per allenarti. Io sono grata che vi siete allenati con me oggi. Spero che goderete questo open day sulla mia palestra. Scriveteci e spero poi in là di vederti anche come abbonato. E niente, passate una giornata spettacolare e baci dalla Jill e ricordate, siete molto più forti di quelle che pensate di essere, di molto più belli di quelle che pensate di essere e sicuramente siete molto di più di quelle che pensate di essere. Così spero di aiutarvi a scoprirvi qui su Now, perché mia missione è rendere la vita, il mondo pieno di persone che stanno bene nella propria pelle, perché secondo me il mondo sarebbe un posto migliore se ognuno si amassimo, se ci amassimo o ci amassi o mi amasso, non lo so come si dice, mi amo di più, perché poi non ci sarebbe più invidia, giusto? Baci dalla Jill, vi aspetto presto e passate una giornata splendida.